benvenuti intanto nel Parco Alto Milanese. Questo parco è nato nel 1987, è uno dei primi PLIS che sono stati creati e insiste, diciamo, unisce le province di Milano e di Varese. È un parco che ha una superficie di circa 370 ettari, per cui di una, diciamo, una dimensione non grandissima, circondato dai comuni di Legnano, Castellanza e Busto Arsizio. Sì, allora, questa è la zona della Pinetina e della Baitina. Il parco ha due anime sostanzialmente. Diciamo che c'è una parte agricola, è un parco agricolo, e c'è una parte di fruizione. Qui ci troviamo all'interno della parte di fruizione, dove ci sono, diciamo, le strutture, i giochi per i bambini, il percorso Poieco, che è un percorso per diciamo, le persone con ridotta mobilità, per i disabili, e la struttura della Baitina, che è un bar sostanzialmente, dove vengono fatte varie attività. Allora, il parco ha sostanzialmente una caratteristica importante, che è quella di essere una sorta di bolla di paesaggio che è rimasto, diciamo, intatto, e questo lo si vede da, diciamo, determinati elementi che sono ancora presenti. Per esempio, siamo su una via che sostanzialmente collega il comune di Legnano con il comune di Busto Arsizio, ed è una via storica, nel senso che era già presente nel catasto teresiano, è parte della via Francisca del Lucomagno. E fra l'altro, in questa zona qua, anni fa, siccome io ho fatto parte in passato, negli anni 2000, all'interno del CDA, abbiamo fatto una riqualificazione forestale. Sono state fatte partire dalle riqualificazioni forestali e la lotta contro l'invasione del pruno serotina. Quindi questa pianta non autoctona, molto invasiva, che cresceva, che cresce ancora adesso, la possiamo vedere, sulle rive, sui luoghi più, sui margini dei boschi. Questo è, infatti, questo è il prunus, qualche prunus è rimasto, vediamo. L'idea era quella di riqualificare i nostri boschi con le essenze autoctone, inserendo, tagliando tutta la robinia e sostituendola man mano con i carpini, con il nocciolo, con le querce. Quindi oggi abbiamo un bosco che è diventato, da bosco ceduo è diventato un bosco ad alto fusto. Durante questo percorso abbiamo potuto notare comunque la fruizione dei vari atleti che ci sono, tra camminatori, ciclisti e tutto. Comunque il parco tende tanto a sponsorizzare e a promuovere questa attività, tra attività di running, attività di ciclismo, magari a livello di fuoristrada, come può essere l'eroica, o attività appunto di mountain bike. Attirare le persone, attirare i bambini e cercare di inserirli in questo contesto. Poi il centro estivo, che appunto è lì in Cascinetta, che viene promosso giusto per far sì che anche le persone più piccole possano conoscere questo posto. Adesso non c'è più andato via, ma il Don Paolo, quello della mazzapane, praticamente lo vedevi d'estate camminare con il bastone alle 8 di sera, 8 e mezzo anche, no? Quindi faceva la lettura e faceva tutto il percorso. L'ingresso del roccolo. Chiaramente è un roccolo che è cresciuto, non è stato mantenuto, però noi vogliamo riprenderlo, ricreare il contorno del roccolo che sia leggibile. Il doppio filare si trovava all'interno di questo questo rettangolo. C'è un doppio filare che si vede qua, si può notare in questa sezione, c'era il doppio filare di carpini e veniva sistemata la rete. Sì, questo è stato in funzione fino agli anni 50 sostanzialmente, quindi è interessante, ecco, averlo ancora così preservato, è un'architettura naturale. E in questo spazio infatti abbiamo qualche progetto, volevamo addirittura organizzare non solo educazione ambientale o il teatro nel bosco per i bambini, ma anche dei corsi, mini corsi di diciamo realizzazione di cose riciclandone altre. Infatti è bello perché c'è questa specie di scenografia di alberi, però c'è anche uno spazio di movimento, e quindi per i bambini direi che è l'ideale. Qui vediamo i casotti di cui parlavo, anticipavo prima. Sono queste
particolari casette che si trovano, ce ne sono diverse all'interno del parco, e testimoniano questo tipo di agricoltura povera. Quella più caratteristica, la vediamo più avanti, ha un nome, è nominata baraggia, che vuol dire sostanzialmente terreno arido, terreno secco, brughiera, e questo testimonia un po' questa natura, diciamo, del parco, che è un parco senza acqua. All'interno dei casotti diciamo, trovavano posto, diciamo, le attrezzature agricole, e poi gli agricoltori li utilizzavano anche, diciamo, per dormire durante la stagione produttiva. Sono stati anche in qualche modo protagonisti di quella che poi è stata la lotta partigiana. Qui nella zona, dove diciamo in Cascina Mazzafame c'era, come sappiamo, un gruppo di partigiani, e venivano poi a rifugiarsi all'interno, diciamo, di questi casotti all'interno del parco. Questa è la sede dell'ente parco, è una cascina che è stata ristrutturata nel 2007, è stato fatto un restauro di un vecchio edificio esistente, con anche tra l'altro un occhio al tema del consumo energetico, nel senso che abbiamo un pozzo che va a prendere l'acqua di falda e viene utilizzato per impianto di riscaldamento, così come anche dei pannelli fotovoltaici che vanno a contribuire, diciamo, all'energia rinnovabile dell'edificio. Sono presenti gli uffici del parco, è presente una bottega agricola, un piccolo spazio che diciamo vende i prodotti agricoli che vengono diciamo, dell'agricoltura del parco a chilometro zero. Abbiamo delle sale polivalenti, una grande sala riunioni che tra l'altro affittiamo, mettiamo a disposizione, diciamo, viene affittata per eventi, anche per varie manifestazioni di associazioni che ci propongono, diciamo. E poi abbiamo il presidio della protezione civile delle GEV e i locali della custodia. Abbiamo una convenzione con l'ente parco da anni ormai, e monitoriamo lo stato del parco, quindi se ci sono abbandoni di rifiuti, se ci sono piante pericolanti o anche lo stato dei sentieri, e dove possiamo interveniamo direttamente, soprattutto in casi di emergenza, sulle piante, quindi con la nostra squadra di motoseghisti, se dovesse esserci, soprattutto a seguito dei temporali, delle criticità, interveniamo direttamente. Altrimenti la nostra attività è di monitoraggio e di segnalazione. Abbiamo anche creato, col supporto del parco, un portale di segnalazioni aperto anche ai cittadini, direttamente accessibile sul nostro sito, e direttamente il parco riceve le segnalazioni sia nostre che dei cittadini, intervenendo tempestivamente rispetto a quanto veniva fatto in passato, per cui lo stato del parco ormai secondo me è anche buono.